Il fenomeno del randagismo è articolato e complesso. Uno dei suoi aspetti che più facilmente viene ignorato e non gestito è quello dei cani e dei gatti che, pur avendo una famiglia e una casa, si muovono all'esterno, nelle periferie o nei contesti di campagna e, non sterilizzati, incontrano altri animali liberi sul territorio e danno origine a delle cucciolate che vanno ad incrementare il numero di randagi. Il tour di sterilizzazioni gratuite ha proprio questo obiettivo, quello di andare a supportare le famiglie in condizioni di fragilità sociale che vivono con cani e gatti che, muovendosi anche all'esterno delle mura domestiche, è importante che siano sterilizzati. Il tour è iniziato da Bari, dove in 2 giorni abbiamo sterilizzato 50 tra cani e gatti, ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo anche allestito un presidio veterinario mobile con le nostre 2 ambulanze nel quartiere San Paolo, dove ci sono diverse situazioni di fragilità sociale, per offrire cure veterinarie gratuite ai cani e gatti che ne avevano bisogno. Per realizzare questo tour di sterilizzazione nella tappa di Bari abbiamo coinvolto un team di 6 veterinari e numerosi volontari formati che sono stati capaci di portare un risultato veramente concreto su questo territorio. Tornare negli stessi posti dove abbiamo già fatto dei progetti e rivedere gli stessi animali è bello e soddisfacente, perché ci si sente veramente un punto di riferimento per la popolazione e per gli animali che vivono questo territorio e ci fanno un po' sentire un'ancora a cui loro possono aggrapparsi in momenti di difficoltà e sanno che noi per loro ci saremo nel tempo. In soli 3 giorni abbiamo dato aiuto a oltre 150 animali. Questo significa dare una risposta efficace e concreta alle esigenze del territorio ed è per questo che continueremo e saremo anche in Sicilia, Sardegna e Calabria.